Questa è Teleiblea. Riaccendiamo la magia. Mediterranea, sì, che la nave che va da sola, la musica è tutta vera. Cioco Modica dal 7 al 10 dicembre, dove il cioccolato diventa magia. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro. Aero Italia è una nuova compagnia aerea italiana che si prende cura dei suoi passeggeri garantendo un servizio eccellente. Aero Italia vuole puntare sulla Sicilia valorizzando al massimo i suoi aeroporti Comiso, Catania e Palermo, offrendo rotte di interesse turistico e commerciale, con orari comodi e prezzi concorrenziali. Sul sito aeroitalia.com è possibile scoprire tutti i voli da e per la Sicilia e acquistare i biglietti ai costi più bassi. Aero Italia, le nuove ali della Sicilia. L'antica macina al Largo San Paolo a Ragusa Ibla ha una nuova gestione. Lo chef Vincenzo, giovane ma con tanta esperienza maturata in Italia e all'estero, vi aspetta per farvi gustare le sue specialità che esprimono i gusti della nostra terra con prodotti di grande qualità ma a prezzi giusti. Dalla pizza ai primi tradizionali, al pesce sempre fresco, ai legumi riscoperti ora dalla gastronomia più quotata. All'antica macina l'ambiente è ampio e funzionale, arredato in modo semplice per ospitare ogni tipo di clientela. Antica macina, nuova gestione, nuovi prezzi più vicini alla gente. Largo San Paolo, Ragusa Ibla. Amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea sul canale 89. Allora, c'è un'allerta gialla che è stata lanciata dalla Protezione Civile, ma anche il Comune di Ragusa ha dato delle indicazioni, perché effettivamente è prevista della pioggia in queste ore fino a domani sera. Quindi diciamo che vedete qua dalle immagini, non sarebbe proprio tanto forte, però è chiaro che bisogna stare attenti. Come abbiamo sempre detto, ci sono delle indicazioni che suggeriscono come fare, e mi raccomando, se c'è molto vento state attenti alle cose che volano, se piove molto state attenti agli avvallamenti, dove può capitare che ci siano degli allagamenti. Purtroppo dobbiamo dire che le nostre strade non sono all'altezza della situazione. Già oggi, con quel po' di pioggia che c'è stato nel primo pomeriggio, ma anche stanotte, cioè, già molte strade sono allagate. Perché? Perché sono state fatte nel tempo, sono state fatte in modo sbagliato, anche se gli antichi sapevano bene come si facevano le strade, però noi non siamo così bravi, e quindi le strade si allagano col pericolo del famoso planning, perché quando si va veloci in certi posti,
i copertoni praticamente volano sull'acqua, scivolano come se fosse un surf, e questo è molto pericoloso perché la macchina non risponde. Quindi molta attenzione a guidare. La Protezione Civile ha lanciato questo allarme giallo, ripeto, non è un allarme rosso, quindi in qualche cosa, forse un po' arancione, ecco, ma non è proprio un allarme rosso. Però attenzione, ci sono condizioni meteo avverse. Cosa è successo sulla Siracusa Gela? Perché noi ieri abbiamo annunciato, ma io non l'ho voluto neanche pubblicare su Rete Iblea, perché ho detto, ma quanti annunci abbiamo fatto su questa strada negli ultimi anni, no? Che vi posso dire, almeno 5 o 6 di apertura, prima a luglio, poi, anzi prima a giugno, poi a luglio, poi il 15 agosto, alla fine di settembre, ora siamo arrivati al 7 di dicembre. Però a quanto pare, leggiamo su un giornale che si chiama Siracusa Oggi, slitta l'inaugurazione del tratto Ispica-Modica. Lo dice Edi Bandiera, che è il vice sindaco di Siracusa. C'è una polemica, monta la polemica tanto da condurre il vice sindaco Bandiera ad annunciare una manifestazione di protesta contro il governo regionale del presidente Schifani. Tra i due non corre buon sangue, voi lo sapete, da tempo hanno avuto polemiche quando Bandiera, che militava nelle file di Forza Italia, si aspettava di essere il candidato sindaco al centrodestra. Vabbè. Allora, cosa succede? Questi 11 chilometri previsti per il 7 dicembre prossimo, da Palermo sarebbe arrivato lo stop. La cerimonia avrà luogo in altra data, che sarà successivamente comunicata. Qualcuno ipotizza che Schifani si è risentito perché a fare l'annuncio dell'inaugurazione non è stato lo stesso Schifani, ma altri personaggi. Allora, io questa ora me la voglio vedere, perché, come avrete notato, per un caso di quelli che capitano ogni tanto nella vita, il 7 di dicembre si inaugura anche Ciocomodica. Ciocomodica è la manifestazione che si fa a Modica dopo 2 anni che non si fa per il Covid e compagnia bella, che richiama ma davvero decine, migliaia di persone. Noi abbiamo lo spot, seguiremo la manifestazione, perché crediamo che per il territorio sia un appuntamento che vale moltissimo. Quindi lo dico agli amici di Gela, agli amici di Agrigento, agli amici di Palermo, di Marsala: se non avete nulla da fare 7, 8 e 9, venite a Modica, perché è una grande manifestazione. E poi, se uno vuole ingrassare, può ingrassare, perché diceva il direttore del consorzio Nino Scivoletto che ci sono 1000 chili, una tonnellata di cioccolata a disposizione, forse anche di più, quindi un assaggio non si nega a nessuno. Allora, giorno 7 si inaugura Ciocomodica, e io pensavo che l'onorevole Abbate, che è quello, insomma, il referente della Democrazia Cristiana qui dalle nostre parti, e siccome dice Cateno De Luca che chi comanda in Sicilia è Totò Cufaro, non Schifani, avesse fatto in modo che c'era la coincidenza, così tutti quelli di Siracusa in lamba e stampa possono venire a Modica per la manifestazione. Quindi ora vediamo che cosa accade, perché sono sicuro che per Modica è un appuntamento importante. Se la strada è pronta, non credo che ci possa essere qualcuno che dice: ah, siccome non l'ho dato io l'annuncio, non ve la faccio aprire. Sarebbe una vergogna, sarebbe da vergognarsi, da Schifani a tutti gli altri, perché dopo che abbiamo tenuto 7 anni per fare 12 chilometri e poi non l'apriamo perché si sentia Ghino Cacciamanca che non l'ha detto lui e l'ha detto un altro, se permettete, questa è una vergogna che non possiamo permettere. Quindi vedremo se rinviano ancora e se in questo caso sarà Ignazio Abbate a prendersi la briga di rinviare questa inaugurazione.
però sarebbe veramente vergognoso. Tutto pronto e lo rinviamo? No. Detto questo, andiamo a parlare di questi del caso della settimana che ha, diciamo, catalizzato tutto, perché è il caso di Giulia, della ragazzina che è stata uccisa dal fidanzato. Dico ragazzina, aveva 22 anni, ma nelle foto si vede è poco più di una ragazzina, quindi la cosa ha fatto davvero scalpore tutta l'Italia, ma non solo l'Italia si è commossa di fronte alla vicenda di questa ragazza, 25 minuti in coma, cioè proprio in balia del suo ex ragazzo che l'ha pugnalata, gli ha fatto di tutto e poi dice lui stesso: non ho avuto il coraggio di uccidermi, perché generalmente succede così quando si ha questo raptus, poi uno la vuole finire. La ragazza è morta fra enormi sofferenze e tutta l'Italia è naturalmente entrata in apprensione per aspettare, e ora ci sono tutte le ripercussioni. Allora, poi è capitato nella settimana precedente al 25 di novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Di questo ne parleremo domani, abbiamo ospiti in studio, perché è stata preparata una manifestazione per sabato prossimo, una manifestazione a grosso livello, e quindi di questo ne parleremo. Ma ci sono tutta una serie di iniziative. Intanto a livello governativo si è pensato di inasprire le pene, il braccialetto, tutta una serie di cose appena quando uno viene preso in mentre sta dando fastidio, viene preso e può essere anche arrestato. Tutte queste cose vengono dal governo, però a livello locale ci sono anche delle iniziative. Abbiamo oggi seguito con una certa attenzione questo appuntamento che c'è stato alla questura con il questore, ma c'erano tutte le autorità, questore, prefetto, comandanti delle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, poi c'erano degli studenti, professori, psicologi, insomma c'era tanta gente per presentare questo protocollo fra il comune e la prefettura, con un termine un po' particolare. Si fa riferimento ad una valigia che serve alle donne che sono, si vede un po' sulla sinistra, che sono vittime di violenza o che potrebbero essere vittime di violenza. C'è l'invito a denunciare e viene fornito, ecco, queste sono la valigia di salvataggio che può essere in qualche modo, fa parte di questo protocollo che permette alle donne in difficoltà di vivere, di potersene andare da casa e avere il minimo indispensabile per poter vivere al primo momento, poi si vedrà quello che accade. Allora, l'iniziativa è certamente interessante, il questore è persona molto, come posso dire, in questa vicenda si ci è calato moltissimo, poi ha parlato, a me fa piacere, sono un vecchio rugbista, vi immaginate, ha parlato del rugby come sport che ha bisogno degli altri, perché voi lo sapete, un rugbista se è solo scippa legnate e basta, con tutta la squadra riesce ad andare avanti, perché bisogna guadagnare sempre terreno, anche se pare uno sport violentissimo, vi assicuro non è così. Quindi ha tirato fuori anche questi argomenti, si è parlato anche di psicologia, di aiuto alle donne, insomma tutta una serie di cose. Noi abbiamo realizzato queste interviste che fanno capire di che cosa si è trattato. Vediamo. Il protocollo firmato questa mattina viene da un'esperienza che lei ha già avuto in altre città italiane, ce lo può spiegare meglio? No, particolarmente nella qualità di questore di Macerata.
e con l'esperienza delle Fiamme Oro Rugby, sono stato un dirigente, ho fatto parte della dirigenza delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stanza Roma, quindi siamo messi in collegamento, diciamo, no? E le vere esperienze vanno portate avanti, quindi un collegamento tra Fiamme Oro Rugby, Polizia, Questura, l'amministrazione comunale di Macerata e l'associazione Salva Mamme. Ecco, questa è una proiezione e una testimonianza di lo sviluppo culturale della prevenzione, del concetto di sicurezza pubblica. Non si può fare a meno di pensare diciamo in condivisione, e questo non è una sfida, ma è già una realtà per poter raggiungere risultati che sono quelli della tutela e della sicurezza pubblica. Allora, un protocollo al quale abbiamo ritenuto di aderire, una scelta scontata, è un'iniziativa, devo dire, del questore. Qualche giorno fa mi ha mandato questa bozza di protocollo, è un'esperienza che lui ha già vissuto in altre città italiane dove aveva operato. Diciamo che non poteva giungere in un momento più giusto, diciamo, nel momento migliore. Siamo il 25, vicino alla celebrazione della giornata di contrasto alla violenza sulle donne, siamo anche in presenza di un fatto di cronaca che ha sconvolto le coscienze di tutti gli italiani, possiamo dirlo, di cui si continua a parlare giustamente, e quindi diciamo che dare la testimonianza come comunità, come istituzioni, di trovare dei punti di intesa per mettere in campo azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, la violenza di genere, è sempre una cosa estremamente positiva. Abbiamo quindi aderito con entusiasmo, metteremo in campo tutte le nostre risorse per fare in modo che questo protocollo non rimanga solo un protocollo, ma abbia concretezza, abbia un seguito. È una valigia piena di beni di prima necessità e di servizi, ed è fatta apposta per fare in modo che queste donne non tornino indietro, non tornino sui loro passi, non tornino a casa e quindi non vadano anche all'ultimo appuntamento per riprendersi le loro cose, che a volte è proprio quello che è fatale, il motivo per il quale è una valigia fatta per la prevenzione, e anche perché attraverso appunto questo progetto facciamo degli interventi nelle scuole con il gruppo sportivo Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, che ci permette proprio di andare a lavorare con i ragazzi sul cambio culturale, che è quello che può fare la differenza. Ci sono dei servizi che sono quelli di una prima accoglienza e di un supporto psicologico e di una consulenza legale. C'è una SIM data in caso di necessità per fare in modo che la donna non debba stare sempre con il cellulare che riceve chiamate o messaggi dal partner per essere rintracciata. E c'è un sostegno proprio in attesa della presa in carico dei centri antiviolenza, che è fondamentale ed è quello che appunto poi avvierà un percorso di allontanamento, ma che in qualche modo bisogna accompagnarle a quel momento, ed è il motivo per il quale esiste la valigia. Credo che tutte queste iniziative abbiano un risultato, possono avere un risultato importantissimo, che è quello che è stato ribadito in tutti gli interventi di stamattina, durato un'ora. Praticamente l'invito a denunciare, ad avere il coraggio di dire come stanno le cose. Le donne, quando hanno il problema, le mogli, le madri, le figlie, quando si trovano di fronte a questo pericolo di violenza, devono andare a denunciare. Questo è lo spirito di questo protocollo che è stato firmato oggi. Diceva il questore, lo ha fatto in altri comuni e hanno avuto un certo risultato. Vi ricordo che per il 25 c'è anche questa manifestazione che è organizzata in grande stile da parecchie organizzazioni. Parliamo velocemente delle province. Se l'autostrada non si sa se si fa, le province sembra cosa fatta. Sarebbe stato un colpo di mano. C'era la seduta dell'Assemblea regionale, qualcuno ci ha inviato due piccoli argomentini, diciamo a trovare i soldi da dare alle province, perché voi sapete che lo stipendio, diciamo il pagamento degli stipendi di comuni e province, in qualche modo vengono supportati, aiutati dalla regione siciliana. Non solo, i comuni spesso non ce la fanno,
poi ora si sono aumentati anche lo stipendio. No, ora non voglio dire che il primo atto che ha fatto la Giunta Cassì, questa nuova, i nuovi 5 anni, è stato l'aumento dello stipendio, lo hanno fatto anche altri, ci mancherebbe altro, quindi non c'è nulla di male. Però questi soldi dovete sapere che sono del comune e una parte anche della regione. Dice appunto che l'interesse ne ha solo della regione. Eh no, la regione è sempre nostra, non è che. Va bene, allora hanno trovato questi soldi e quindi la cosa più sicura a questo punto è che si andrà a votare. Si andrà a votare per l'elezione diretta del presidente della provincia, poi si faranno gli assessori, si faranno i consiglieri, questo non so bene quanti possono essere, però se sono di prima, diciamo con l'elezione diretta o altri sistemi, questo ancora non ve lo so dire. Però il problema è quando si andrà a votare. Allora, se ci sono le europee che sono fissate a giugno, molto probabilmente ci sarà l'election day. Questo è un escamotage di quelli che vogliono le elezioni europee, perché è chiaro che votare per le provinciali attirerà molto più gente. Poi uno si trova al luogo cascheda delle europee, che fa? Non ci metto una zinga. Quindi avendo due schede sicuramente ci sarà più partecipazione, perché generalmente per le europee alla gente non gliene frega niente, perché non sa di che parla. Non abbiamo mai capito che cosa fa l'Europa per noi e comunque dovremmo essere in grado di mandare la gente con i controbordi, cosa che noi assolutamente non facciamo, purtroppo, devo dire le cose come stanno. Allora, si dovrebbe votare, sembra quasi certo, tornano le province. Io sono contento perché manca, ma lo ha detto anche la Corte Costituzionale, manca questo organismo intermedio, non si può passare dai comuni alla regione, ci vuole qualcosa che aggreghi i territori. Questo mi pare un'ottima cosa. E cosa aggrega di più di una festa, come per esempio Natale? Allora, Natale manca un mese, non vi pensate, manca un mese e già l'atmosfera in qualche posto è già partita, perché la gente sa, i grandi comuni sanno che prima ci pensi meglio è, perché hai la possibilità di attirare chi magari per Natale ha voglia di farsi una passeggiata, non vuole stare a casa. Allora, da noi sono già state accese le luci, però non è tutta luce quella che luccica, e ce lo dice il nostro Peppe Alizio con la sua rubrica. Due giorni fa un mio amico mi ha detto se volevo andare con lui a Salerno a vedere la città delle luci, quelle proprio di Natale. Ho chiesto, ma come? Già, si dice sì, a fine settimana Salerno partirà con questo spettacolo di luci che l'ha resa città famosa proprio perché è un momento di attrazione turistica per la bellezza e la fastosità di queste luci di Natale. Mi è colto di sorpresa, devo dire la verità. E allora la mia curiosità mi ha portato a guardare un po' di siti istituzionali dei comuni a noi vicini per capire a che punto siamo con il Natale che ormai è prossimo. E quindi ho iniziato una carrellata per vedere che tipo di programmazione stessero mettendo in atto. E ne sono uscite delle cose molto interessanti. E prego la regia di mandare un attimo queste carrellata di siti che abbiamo raccolto via via. Questo è il programma di Natale di Siracusa. E poi abbiamo già su una pagina Facebook delle case di Babbo Natale ad Agrigento, abbiamo anche già Caltagirone che è partita con la sua tipicità, che sono i presepi permanenti di Caltagirone nel Natale che stiamo per andare a vivere. E poi abbiamo visto anche come i mercatini di Natale a Palermo sono già belli e reclamizzati con i siti, gli orari e via discorrendo, e vedete come appunto già si parla con i siti istituzionali a partire dal
molti giorni addietro, a dimostrazione che c'è una programmazione sul punto. Questo è quello dei mercatini, cosa fare a Catania. Ecco che quindi anche qui abbiamo una pagina che parte molti giorni fa, perché se già a partire dal giorno 7 tutte le manifestazioni si svolgeranno, non bisogna appunto avere la capacità di programmare col tempo. E mi sono chiesto anche, per esempio, che cosa accadrà nella vicina Modica, e quindi ho visto che già loro partono con il, come si suol dire, con il botto, perché avranno dal 7 di dicembre avranno Chomod, che è sicuramente è una manifestazione importantissima, e guarda caso anche il 7 di dicembre si aprirà il famoso svincolo dell'autostrada Siracusa-Gela, che arriva finalmente a Modica. Ecco che quindi già il 19 di questo mese il programma di Natale di Modica era già che bello è che pronto. A questo punto vi chiederete: è Ragusa? Sono stato sul sito del comune di Ragusa e guardate che cosa ho trovato. Questo è però il programma dell'anno scorso. A oggi, che siamo a mercoledì 22, un programma di Natale non c'è. Questo è una cosa che grida vendetta ed è una vergogna infinita. Ora, dalle notizie che ho assunto, effettivamente un programma di attività per Natale ci dovrebbe essere. Il Capodanno sarà in Piazza San Giovanni con Confargetta, la casa di Babbo Natale a Ibla dovrebbe essere fatta e altre attività. Ma è mai possibile che oggi, che siamo al 22 di novembre, sul sito del comune di Ragusa non c'è un programma delle attività natalizie? Oggi stanno mettendo le luminarie in via Roma. Vi posso fare vedere delle immagini in anteprima. Certo, non sono luminarie innovative, perché è il solito cielo stellato, trito e ritrito. Ora, il sindaco di Ragusa, queste sono le luminarie, abbiamo girato queste immagini poco fa, perché appunto stava piovendo. Ora, dicevo che il sindaco di Ragusa è persona che non ama le critiche, e anzi, se può, il becero tentativo che è stato messo in atto in alcuni consigli comunali fa di mettere il bavaglio alle opposizioni, lo dice lunga su come le critiche non possono essere sviluppate, perché altrimenti si va a intaccare la narrazione di questa città che il sindaco fa, che tutto è bello e perfetto. Però così sappiamo benissimo che non è. Qui appunto abbiamo una carenza di programmazione, perché se il sindaco continua a trattenere a sé le deleghe per il turismo e per la cultura, è evidente che poi si arriva lunghi su tutta la programmazione, si arriva all'ultimo momento. Ora, non è possibile, perché sappiamo che il Natale arriva, non è un qualcosa che arriva all'improvviso, che capita una volta ogni tanto. È una questione che bisogna semplicemente programmare. Perché gli altri comuni, come avete visto, già sono belli e pronti, hanno la comunicazione già attuata e quindi anche il turista sa che cosa c'è nelle varie città? E anche sotto un profilo poi degli imprenditori, che è da agosto che hanno chiesto al comune di sviluppare un programma per Natale e ancora non hanno una risposta. Ora, è mai possibile che chi deve mettere in campo un'attività per Natale, arrivato al giorno 22, non sa che cosa deve fare, se quella che ha proposto viene attuata o non viene attuata, se viene accettata o non viene accettata? Siamo veramente in qualcosa di ritardo colossale, ma questo è dovuto al fatto che non può essere un sindaco che guarda anche all'aspetto del Natale sotto un profilo di una programmazione di eventi, perché se il sindaco trattiene a sé le deleghe, ma guardate che non è solo un problema del Natale. Vi faccio vedere un'ultima immagine che è scattata domenica scorsa a Siracusa, e qui già vedete i cartelloni pubblicitari in tutta Siracusa
che parlano della stagione delle tragedie greche che avremo il prossimo anno, da maggio sino a giugno. Questa è programmazione turistica. Qui abbiamo la prova provata che il sindaco non può trattenere ancora a sé le deleghe del turismo e della cultura. Caro signor sindaco, se lei vuole veramente bene a questa città, come dice, a questa città che per lei è tutta perfetta e quando vengono i turisti ne parlano in maniera eccezionale, bene, se lei veramente vuole bene a questa città, faccia in modo da di nominare un vero e proprio esperto che si occupi di programmazione turistica, culturale, come stanno facendo già nelle altre città a noi limitrofe, o faccia effettivamente quello che deve fare, un ribasso delle deleghe nella sua giunta, e queste deleghe le attribuisca a qualcuno che sia sicuramente più in grado di lei di svolgere l'attività di assessore al turismo e di assessore alla cultura. Alla prossima puntata. CER, compagnia per l'energia rinnovabile a Ragusa nella zona industriale. Il benessere ambientale per noi sinonimo di benessere sociale, perché abbiamo a cuore la salute del pianeta. La CER, nel suo sito industriale di Ragusa, si avvale delle migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile. Gli impianti progettati e realizzati, grazie ai costanti investimenti nel campo della ricerca, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi più attuali, come lavorare in sicurezza, produrre a basso costo e risparmiare energia. CER è leader in Sicilia nel fornire energie rinnovabili per migliorare il mondo in cui viviamo. Sostiene Peppe Lizio. Vabbè, scherzo, non è che lui si prende le sue responsabilità. Io credo che questa rubrica sia fatta proprio di concetti, no? Ed è interessante, la gente può seguirla perché si tratta proprio di un modo di pensare diverso dal solito andazzo. Allora, leviamo le luci di Natale e invece parliamo di un'iniziativa che è partita, come avevamo già annunciato, stamattina a Vittoria. Si parla di questa manifestazione, si chiama Expo Green. Devo dire che mi sembra una idea azzeccatissima, anche se purtroppo il tempo non è stato clemente e nel pomeriggio ancora peggio, e poi anche i prossimi giorni non sembra che ci sia molto da essere allegri per quanto riguarda le condizioni del tempo. Però a me pare che questa iniziativa di mettere insieme, ma davvero un centinaio di aziende che operano in questo settore, ma sono aziende che hanno, io vi posso dire anche qualche nome, ma tanto la pubblicità, che so, Agritecnica, Alibaba, Axia Sementi, Biogia, Biochim, CEG, Casa Verde Italia, CBC Europa. Sto leggendo in ordine alfabetico, Non sto facendo nessuna segnalazione, poi nel padiglione A, Agromonte, Assi, Assosementi, Marangio, Comunità Slow Food Ragusa, ci sono tantissime aziende
che non hanno voluto mancare a questo appuntamento, che chiaramente è un appuntamento di settore, non stiamo, cioè non è la campionaria che tutti quanti vanno perché trovano dal salame calabrese alla nuova diciamo, macchina per pulire chissà che cosa. Quindi io credo che l'idea è stata molto azzeccata, che Vittoria Mercati con questa iniziativa farà centro, vedete il presidente Carmelo Di Quattro farà centro, anche se è un po' in difficoltà in questo momento, ma sono sicuro che sarà davvero un momento che si potrà ripetere nel futuro con grandissimo successo. Se non sbaglio c'è anche l'assessore di Ragusa, Giorgio Massari, assessore allo sviluppo economico, mi fa piacere che sia presente anche lui in questa iniziativa. Ma noi, come si suol dire, per saperne di più abbiamo utilizzato i nostri mezzi di contatto. Vediamo. Questa è Teleiblea. Con noi, vedete, c'è Roberta Tardera della ditta Ioppi, se non sbaglio. Ioppi, con l'accento sulla I. Ioppi. E allora, Roberta, iniziamo facendovi un po' di promozione. Cos'è questa azienda Ioppi? Allora, siamo un'organizzazione di produttori che riunisce circa 100 aziende agricole ed ha sede nella fascia trasformata che va da Gela fino a Paghino. Quindi abbiamo circa 100 produttori agricoli associati che producono prodotti ortofrutticoli, dal pomodoro alla melanzana, cetrioli, zucchine, eccetera. Abbiamo pure un associato che fa prodotti IGP di Paghino. Benissimo. E allora, questa fiera com'è? Com'è questa prima edizione della fiera? Beh, interessante, perché sicuramente è un evento che mette in risalto quella che è la serricoltura del nostro territorio e solitamente non, cioè, negli ultimi anni se ne è parlato poco, se ne è parlato male ed è giusto far vedere quelli che sono gli aspetti positivi e quello che è veramente la nostra realtà piena di innovazione, di aziende che veramente credono nel territorio. Noi abbiamo visto che ci sono tanti espositori, è vero? Sì, la fiera è abbastanza piena, ci sono tanti espositori e tante aziende locali che insomma investono in quello che è l'agricoltura. E, essendo anche abbastanza giovane, per me è importante partecipare alla fiera, perché è un modo anche di confrontarsi con quella che è la realtà locale e quelle che sono le aziende che hanno proprio voglia di investire nel territorio e di crescere. L'ultima domanda, questa durerà fino a venerdì la manifestazione, l'ultima domanda è questa, ma voi non vi rivolgete al pubblico in questo momento, vi rivolgete alle stesse aziende, agli imprenditori, non alla gente che passa, diciamo. Certo, ci rivolgiamo anche agli stessi imprenditori, ma sicuramente è un momento di confronto anche fra le realtà che ci sono nel nostro settore. Questo è un momento anche di crescita, di confronto che non avviene spesso nella zona del Ragusano, del Vittoriense. Insomma, questa è una grandissima opportunità e spero che negli anni questa manifestazione possa veramente coinvolgere anche più attori della filiera e di avere uno sguardo ancora più nazionale e internazionale. Benissimo. Perché insomma sappiamo il valore della nostra agricoltura, quanto è importante. A quanto ho capito è veramente importante. Voi soli avete 100 produttori, chissà quanti produttori sono rappresentati in questa fiera, migliaia. Esatto. Naturalmente. Esatto. Va bene, grazie Roberta, ci sentiamo dopo, grazie. Grazie a te. Questa è Teleiblea. Grazie dunque alla simpatica Roberta, è una iniziativa questa culturalmente
economicamente, commercialmente molto interessante e anche culturalmente, perché poi alla fine, voglio dire, quando l'economia va bene, funziona bene, tutto diventa davvero cultura, perché arricchisce la gente che può dedicarsi anche alla cultura. Detto questo, il giro è stato molto, molto, come posso dirvi, particolare. Allora, una notizia interessante ci viene da Agrigento. Voi sapete che con Agrigento abbiamo un rapporto particolare, abbiamo l'altra emittente che ci collabora. E allora c'è una manifestazione che si è svolta nel pomeriggio, ed è una manifestazione che parla, come vedete, di problemi, infrastrutture, servizi pubblici, energia per lo sviluppo del territorio. E parliamo della Valle del Belice, io avrei detto sempre Belice, Valle del Belice e della provincia di Agrigento. C'è il vice ministro Edoardo Rixi. Allora, il concetto è quello, noi abbiamo bisogno di infrastrutture proprio perché il territorio ha le sue pene. Allora, se un'autostrada che è pronta viene rinviata perché a uno ci si dia che l'ha detto un altro invece di un altro, siamo in mezzo ad una melma, voglio dire un'altra cosa, ad una melma indescrivibile. Quindi tutte le province fanno convegni del genere, tutti si lamentano delle infrastrutture, perché è sotto gli occhi di tutti, no? Non si può negare, prova ad andarci a Melfi, a Menfi, no? Prova ad andarci lì, fatti un giro da quelle parti, che poi uno davvero si confonde con tutti questi nomi, che sono posti che noi non ci andiamo, proprio perché è difficile, questo è il fatto. Allora, noi avremmo bisogno di qualcuno alla regione che facesse il punto della situazione elencando quelle che sono le necessità immediate, quelle che sono le cose più importanti per il nostro territorio, perché poi a produrre siamo bravissimi, avete visto a Vittoria, ma abbiamo anche una cosa che riguarda il vino, e proprio da quelle zone nella Valle del Belice c'è stata questa iniziativa che riguarda le città del vino nel cuore delle terre sicane. Quindi è un posto, poi sono posti bellissimi, ripeto, noi abbiamo problemi ad andarci, ma sono posti bellissimi, abbiamo questo servizio, qualche difficoltà sull'audio, ma vi assicuro che è interessante, parla di centinaia di città che operano nel vino ma che sono venute da noi a parlarne, vediamo. È stato un weekend intenso, ricco di eventi, quello appena trascorso a Melfi. Tra degustazioni guidate, visite nelle cantine e un convegno dedicato alla figura di Diego Planeta, l'imprenditore che ha rivoluzionato il mondo della viticoltura siciliana sognandone la rinascita, Melfi ha celebrato il suo territorio e la grande tradizione vitivinicola, concludendo così il suo anno da città italiana del vino 2023. Per l'occasione sono giunti nel centro agrigentino sindaci provenienti da tutta Italia che hanno preso parte alla convention dell'Associazione Nazionale Città del Vino, un'occasione di incontro e confronto nonché di bilancio delle attività svolte dall'associazione in questo 2023 che sta per concludersi. Un anno proficuo, come ha sottolineato il presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino, Angelo Radica. 2023 Città del Vino fa registrare oltre 30 comuni nuovi associati, comuni importanti come Soave, Fiumicino, Pozzuoli, a comuni più piccoli, e in particolare siamo molto orgogliosi di un risultato straordinario che perseguivamo da tempo, disciplinare la vendemmia turistica. Oggi il turista, il visitatore cerca sempre di fare esperienze innovative, si parla non a caso di turismo esperienziale, e noi con la sottoscrizione il 12 di luglio di quest'anno di un protocollo d'intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro abbiamo dato la certezza alle aziende enoturistiche di poter ospitare enoturisti a raccogliere l'uva, a fare la vendemmia. Nel corso dell'assemblea si è svolto anche il passaggio di consegne tra Melfi e i comuni dell'Alto Piemonte e del Gran Monferrato, designati città europea del vino 2024. Ogni tre anni l'Italia dovrà nominare una città europea, in quell'anno non si nomina la città italiana perché tocca un anno a noi, un anno al Portogallo e un anno alla Spagna. Il 13 di gennaio terminerà l'Europea
del Douro in Portogallo e ci sarà il passaggio di consegne all'Alto Piemonte Gran Monferrato. L'ambito riconoscimento premia un lungo percorso e soprattutto il grande lavoro di squadra che ha visto unite sotto un'unica sigla ben 20 città piemontesi. Sì, Alto Piemonte, Gran Monferrato, città europea del vino 2024. Un grande lavoro di squadra ci ha permesso di arrivare a questo obiettivo, un obiettivo che non era facile fin dall'inizio. Abbiamo creato le condizioni attraverso un dossier carico di belle cose, perché il nostro territorio riassume un po' la cultura enogastronomica del Piemonte, ha bellezze architettoniche stupende, va dal Monte Rose e arriva fino al confine con la Liguria, quindi permette a chiunque venga da noi di trovare dei vini stupendi, di trovare veramente una grande scelta e una grande opportunità per passare delle giornate insieme e vedere veramente delle bellezze fantastiche. Quindi è un lavoro che ci ha portato ad ottenere questo risultato, ci aspettiamo che possa essere anche per l'Associazione Città del Vino un'opportunità per ancora di più essere conosciuta e essere valorizzata per il futuro. Per vino non ci facciamo insegnare niente da nessuno, ma quelli del Trentino sono bravissimi, ma i nostri vini sono tutt'altra cosa, grazie a Dio. Il terreno, ci vuole il terreno per fare il vino. Allora c'è un appuntamento dopo domani e ne parleremo domani con ospite in studio Claudio Conti. Ecco, consumo di suolo zero nelle scelte di pianificazione territoriale. Cosa vuol dire? Noi sappiamo che i piani regolatori sono lo strumento edilizio alla base della crescita di un territorio, perché se tu hai il coraggio di fare certe cose, riesci a bloccare la nascita di case, casupole, cose in territori. Quindi riuscire a conservare il suolo è molto importante, come pure una volta che parliamo di consumo suolo zero si può riutilizzare. È come riciclare, riutilizziamo quello che abbiamo. Ci sono delle case in campagna, riutilizziamo quelle, non facciamo ville nuove, per dire, e così via, ma anche nelle città. E questo è organizzato da Lega Ambiente e quindi mi sembra una cosa interessante. Su Ragusa è proprio la sfida del sindaco Cassì. Lui ha detto tante cose, ha parlato di consumo zero, non pare sia così, dicono gli esperti, io non lo sono. E quindi sentiremo cosa ci dice l'amico Claudio Conti. A questo punto vi lascio con un'intervista con un altro amico, in questo caso Armando Sparacino. È un artista, un pittore di fama, che poi c'è sempre qualche sassolino da togliersi e credo che faccia bene, perché ci vuole anche il coraggio di denunciare certe cose. Armando Sparacino chiude il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Quando raccontiamo il nostro lavoro, non partiamo dal perché. Ci domandiamo per chi. Per i nostri associati, per il loro futuro, per i lavoratori e le loro famiglie. Con coraggio e ottimismo. Per la nostra storia e per quella che verrà. Per tutti, dovunque. Confcommercio c'è. La compagnia Godot apre la 18ª edizione di Palchi Diversi con la farsa divertente Saper Vivere, manuale d'uso, tratta da un testo di Jean-Luc Lagarce, in scena 26 attori e la regia di Vittorio Bonaccorso.
venerdì 10 alle 21, sabato 11 alle 19.30, domenica 12 alle 18. Si replica il 18, il 19 e il 26 novembre. All'inizio sarà offerto un aperitivo dal Caffè Sicilia. Prenotate alla Maison Godot in via Carducci 273, platea rialzata. Vi aspettiamo per un'ora e 10 di puro divertimento. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Questa sera abbiamo il piacere di riavere con noi Armando Sparacino, reduce dalla mostra che avevamo annunziato mesi fa, che ha tenuto all'Abbazia di Chiaravalle, luogo, come sapete, famosissimo, non solo in Italia, ma veramente in tutta Europa e in tutto il mondo. Armando, com'è andata questa mostra? La mostra è andata molto bene, ha avuto molto successo di critica e di pubblico, tant'è vero che la mostra voleva ripetersi qui in Sicilia. Gli organizzatori dell'Abbazia di Chiaravalle mi hanno dato l'incarico di poterla organizzare qui in Sicilia. Cioè, nel senso che noi avremmo ricambiato l'ospitalità che hanno la dato cortesia, loro. Sì, esatto. Quindi andai a parlare con gli addetti al comune di Ragusa per avere a disposizione la chiesa di Vincenzo Ferrere per fare questa mostra. Mi hanno detto che era disponibile la mostra, però ad un costo di 100 euro al giorno più un deposito. Come se noi fossimo dei vandali, il pittore espone i quadri, non si capiva questo deposito. Per 15 giorni hanno chiesto la bellezza di 1.500 euro più i 350 euro di deposito. Okay. A questo punto conviene uno farsi una bella crociera e si diverte meglio che faticare per realizzare mostre del genere. E quindi l'effetto, insomma, ancora una volta, perché mi pare che non è la prima volta che succede, da parte di chi sarebbe... di chi avrebbe dovuto quantomeno ascoltare con attenzione questa proposta, cercare di rifletterci di sopra, la risposta è stata... Ma dall'altra parte c'è un assessorato che è sordo alla cultura come è l'amministrazione, quindi non si può dialogare. Anche in precedenza noi abbiamo realizzato una grossa mostra pittori degli anni 70-80 con la vostra collaborazione. E quella quindi, che c'erano quadri un po' di tutto il mondo. Di tutto il mondo, russi, americani, francesi, inglesi, quindi si è chiesto qualche cosa di contributo, ma a livello di qualche centinaio di euro per fare delle locantine, sempre all'assessorato alla cultura, all'amministrazione comunale, non ci hanno neanche risposto e neanche nessuno è venuto a visitare la mostra per nessun motivo. Eh beh, questo sicuramente è una cosa che dispiace, ma lei che già queste cose le ha... vissuto più di una volta e devo dire è apprezzabilmente testa dura, dice io sono un artista e continuo il mio percorso, chi non mi augurerei che mi seguissero, me ne frego, continuo. L'effetto di questo è che, come dicevamo, che ha talmente apprezzato sia la scelta, sia le opere presentate, sia l'abilità dell'autore, che Chiaravalle ha deciso di riproporre, di invitarla di nuovo. Esatto, visto il rifiuto. Quindi Ragusa dice che non va bene, Chiaravalle, dove sicuramente non sono l'ultimo posto del mondo, invece la pensa. Non hanno detto che non va bene, vogliono soldi, sì, e questo c'è il fatto. Battere cassa, esprimere i pittori non è una bella cosa, perché l'arte ha molto difficoltà di esistere, di andare avanti. Quelli che espongono a Chiaravalle non credo che paghino. No, completamente gratis di tutto. Siamo sia soggiorno, sia anche rinfresco, di tutto siamo gratis. Visto il rifiuto della mostra qui in Sicilia, hanno proposto di realizzare questa mostra a dicembre, dal 17 dicembre
al primo... Ecco, ci parli un poco di questa mostra. Questa mostra su cosa verterà? Un tema fisso e libero? Com'è? Le mostre, praticamente, siamo in tre come pittori. Uno sono io a rappresentare... Prima è stato con una donna, con una pittrice. Sì, esatto, una pittrice lombarda. Diciamolo il nome. Mariella Lavelli. Poi ci sono io, praticamente, che rappresento i colori della Sicilia, e un pittore di Ferrara che voi conoscete, perché è quello che ha realizzato il Caravaggio esposto. Il famoso Caravaggio spurio, diciamo. Esposto così. Però alla Camera di Commercio, non quello fasullo che hanno esposto all'Abbadia di San Giovanni. Ho capito. Ah, manco quello, l'altro il Caravaggio, quello che era nella mostra. Che era nella mostra perché lui realizzava tutte queste opere e quando vide quel Caravaggio ha detto che praticamente era falso, così come l'hanno capito in molti. Questo Caravaggio, però è quello che dico, che lì tutti, sia enti comunali, privati e altri enti, sono tutti generosi a dare dei forti contributi a delle cose che poi si rivelano che sono fasulli. Questo siccome veniva da Malta, e quindi noi siamo sempre la provincia babba, la provincia da conquistare, questo è quello che dico. Bisogna aprire gli occhi, bisogna avere qualche assessorato che si interessa veramente dell'arte e della cultura, che agevole non solo noi che abbiamo portato avanti la Sicilia, ma anche i giovani, ce ne sono tanti più certo, giovani. C'è il discorso dei oggi giovani capace di portare avanti. E perché non danno un aiuto, un contributo a queste persone? La mia parola non è soltanto nella mia prestazione di realizzare quadri, ormai io sono un pittore arrivato, mi conoscono dappertutto, quindi... E poi abbiamo già una certa età per cui dice quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e quindi chi ha seminato bene, però ecco vorrei che qualche cosa cambiasse a Ragusa, questo qua, fare questo mercimone di far pagare questi soldi e poi quello che dicevo io, tra una chiesa che è chiusa e una mostra che si fa, anche i turisti possono vedere la chiesa aperta, possono visitare sia la chiesa e possono incentivare, certo. L'affluenza. E anche i commercianti possono lavorare di più perché poi si va a cena, si invita qualche amico al bar, è tutta un'altra cosa. Allora, qua. Armando, abbiamo ancora 3 minuti. Sì. Torniamo a parlare sempre di questa mostra, di questa prossima mostra a Milano. Mi diceva sarà dal 17 dicembre, inaugurazione alle 11, e fino al 1 gennaio. Qui, il 1 gennaio compreso. Sì. Giorno di Capodanno compreso. Verranno anche una rappresentanza di persone ragusane che hanno già confermato, hanno fatto il biglietto, quindi ci sarà un forte pubblico che viene dappertutto e sarà una mostra molto interessante. E lei con che opere si prende? Quante e con quale? Io porto 7 opere che voi avete mandato. Alcune le stiamo vedendo. Che sono quel richiamo della Sicilia, la Sicilia un po' degli anni passati, un po' questi colori forti. Questo è Piazza delle Fonti a Ragusa. Esatto, questa è una realizzazione del tempo passato. Sulle fonti, come ha detto lei, ha visto bene. Poi c'è questo con il carretto siciliano, che c'era una volta. Con Ibra sullo sfondo. Ibra sullo sfondo. E quel ragazzino che sopra il carretto sono io, il mio autoritratto, che io mi arrampicavo sempre. Questa è una ripresa dell'urlo di Munch. Questo è un omaggio a Munch, l'urlo di Munch, hanno arrestato Pinocchio. C'era quando la giustizia a volte è forte con il debole. Diciamo che c'è questo... Questo è un invece, campo bellissimo, girasole, apprezzano questi quadri e vengono lì. Io quando ho fatto la mostra a Palazzo dei Normanni a Palermo nel 2009, che mi hanno dato un contributo di 25.000 euro, e non solo quello, per visitare la mostra pagavano 3 euro a persona. Il direttore mi ha scritto personalmente che in una settimana sono venuto a visitare 2.000 persone. Quindi potresti fare qualche cosa anche qui, rendere l'arte partecipe. Evidentemente, qua andiamo verso la chiusura, evidentemente e poi qui, la vedono in un altro modo. Mi permette in chiusura, basta, secondo me con i ragusani nel mondo. Diamo un aiuto anche ai ragusani che sono qui. Questo sarebbe importante, creda, anche quello. Mi creda, non perché Sebastiano, non sono il ragusano del mondo, perché abbiamo qualche altra manifestazione sulla quale ci sarebbe, a mio avviso, da parlare molto di più. Certamente ha ragione, però vabbè, diamo aiuto a tutti. Lasciamo bene, certo. Allora, va bene. Allora, Armando,
Detto questo, diciamo 17 dicembre, 1 gennaio, Abbazia di Chiaravalle. Però tutti i giorni aperta al pubblico, chiunque vuole venire, ci sarà chiunque, un filmato, io spero di mandare qua, magari potete dare qualunque ragusano o comunque appassionato si trovi a Milano in quella zona, può vedere uno l'Abbazia di Chiaravalle, che è un posto bellissimo, famoso a livello mondiale. Sia patrimonio dell'UNESCO, direttore. Certo, e poi ha un fatto storico, ha una storia alle spalle che è veramente strana. E due, la possibilità di vedere Armando Sparacino, il pittore ferrarese e un pittore lombardo. Ragazzi, è un'occasione anche questa di provare ad unire l'Italia nel nome di quello che dovrebbe essere il nostro elemento fondamentale. Noi due ne abbiamo, che sono, anzi tre, il paesaggio, il cibo e la cultura. Cerchiamo di aiutarle e non voglio dilungarmi, ma è chiaro che quando si può dovrebbe diventare quasi un obbligo fare in modo che comunque ci venga dato a tutti la stessa possibilità. Sì. Armando, io mi complimento per quello che ha fatto, ci diamo appuntamento all'anno nuovo per parlare di come andrà la nuova mostra e veramente mi auguro che lei possa continuare ad avere i successi. Direttore, io vi ringrazio sempre per la vostra disponibilità. A noi ci piace sostenere le cause che crediamo giuste. Buonasera. Su questo vi fa onore. Grazie a Sparacino e buonasera a tutti. Grazie direttore, buonasera. Cari amici di TGV in Television, ebbene sì, voglio dare i numeri, ma ne voglio dare tanti. Ve ne dico uno in particolare, 663. Mettetevi comodi, ovunque voi siate, smettete di lavorare, perché sta per arrivare Marco Dottore con le eccellenze italiane, le nostre eccellenze, le aziende, diciamo, quelle più cool. E poi lui, Marco Carena, la sigla, una garanzia. Prego, regia. Questo programma è offerto da... Morbidezza unica e ingredienti selezionati per deliziare il palato ad ogni boccone. Una tradizione di gusto e qualità italiana direttamente a casa tua. Tra gli ulivi d'Imperia dal 1910, le olive, il grande patrimonio della terra ligure. Olio extravergine d'oliva. Olio Raineri. Olio Raineri. Ovunque siate. Se non sai cosa fare, se non sai